Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video totalmente fuori programma. Sarà uno svuota la spesa Esselunga con le offerte che ci sono proprio a partire da oggi, 20 febbraio. Ne approfitto prima di mettere via la spesa qui in cucina con la luce del giorno. Mi fa un po' strano tornare in cucina a registrare video, però prima di mettere via la spesa ho deciso di improvvisare questo video così vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato e soprattutto delle novità molto interessanti che sono arrivate da Esselunga. Parto proprio dal cibo, quello da mettere in frigo così lo metto via subito, e abbiamo preso le ciliegine di mozzarella, proprio quella marchio Esselunga. Queste le prendiamo spesso quando andiamo. Noi non siamo soliti a fare la spesa da Esselunga perché è dista circa 20 minuti di macchina da casa nostra, solitamente andiamo alla Coop, però oggi sono andata proprio per un motivo preciso da Esselunga che poi vi farò vedere. Comunque, queste sono molto buone, le prendiamo solitamente da mangiare come stuzzichini, anche per cena o come aperitivo. Poi abbiamo preso le patatine della McCain, le Forno Express, queste che cuociono in 7 minuti. Solitamente prendevo le altre, quelle classiche, però visto che sono uscite queste che cuociono più in fretta, ho deciso di acquistare queste. Ne ho due sacchetti, ne abbiamo già presi in passato. Queste in realtà non ci mettono 7 minuti, ci mettono anche 10-12. Poi io solitamente faccio fare 5 minuti di grill alla fine per dorarle un po', però ci piacciono molto. Queste sono con olio di girasole, solitamente le mangiamo una volta a settimana quando magari facciamo l'hamburger. E queste sono buonine perché sono sottili, rimangono croccanti e quindi ne ho prese due sacchetti. Poi le carotine, anche qualcosa di salutare ogni tanto. Carote snack Esselunga 100% italiane, queste sono buonissime, già pronte da gustare. Due porzioni, queste le mangeremo stasera perché faremo una pericena, una cosa veloce, e le mangeremo insieme a queste focaccine che sono buonissime. Queste si trovano solo negli store che hanno anche il forno e sono veramente buonissime. Ne abbiamo prese due confezioni. Queste le andiamo a riscaldare un pochino in forno, rimangono molto soffici, sono veramente buonissime. Quindi stasera ci mangiamo queste, le carotine, le ciliegine, un pochino di salumi, insomma facciamo una cena un po' veloce così, con anche le patate al forno che erano in sconto 30, queste già pronte. Poi abbiamo preso lo scalogno, questo lo utilizzo principalmente per fare o dei sughi oppure per fare il soffritto poi per il risotto. Poi Esselunga Equilibrio specialità di soia, questo l'ho già aperto, ho tirato via il cartone perché lo stavo per mettere in frigo, e lo utilizzo per fare il plum cake che preparo la sera per poi mangiarlo a colazione la mattina dopo. Faccio un plum cake allo yogurt, al posto dello yogurt vado a mettere questo, quindi non è un vero plum cake allo yogurt in realtà, però rimane molto soffice, lo faccio bicolore. Secondo me tempo fa vi avevo anche pubblicato la ricetta su Instagram, comunque se la volete chiedetemela, io lo faccio col bimbi e sono ben contenta di darvi la ricetta. Poi, sempre di soia, ho preso questi della Alpro, che questa è soia che io sostituisco alla panna per cucina praticamente. Vado ad utilizzare questa quando faccio anche le lasagne, mi piace molto come gusto anche per fare la pasta con speck e zafferano. Poi vado a condirla con un po' di soia, niente male. Poi una tavoletta di Ritter, questa è varietà gianduia che era in offerta 99 centesimi. Sempre per rimanere in tema dolci, la mia nuova droga praticamente, i Bisco Crema con crema di pan di stelle. Questi qua sono buonissimi, se non li avete ancora assaggiati ve li consiglio tantissimo. Ne ho prese due confezioni, in una scatola ci sono sei confezioni da due biscotti, questi col caffè sono una meraviglia. Solo che li sto mangiando un po' troppo spesso, infatti questa confezione è già aperta perché oggi ne ho mangiata a merenda uno con il caffè. E poi biscotti per la colazione, questi di Esselunga, frullini con grano saraceno e gocce di cioccolato fondente, buonissimi questi.
piacciono tanto anche ai miei figli da bocciare nel latte. Questi erano in offerta e ne abbiamo prese due confezioni. Poi sempre in offerta i biscotti che mangia mio marito e anche mio figlio, le macine, queste della Mulino Bianco, ne abbiamo prese sempre due confezioni. Poi sempre per colazione succo Tropicana, di solito acquistiamo il multivitaminico, questo è un succo con 100% succo di frutta non da concentrato che contiene succo di 12 frutti. Ci piace moltissimo questo, esiste anche al pompelmo rosa, all'arancia rossa mi pare, comunque quello che prendiamo noi solitamente è questo multivitaminico che trovo solo da Rossetto e da Esselunga, buonissimo questo durante la settimana al posto della spremuta perché non riusciamo magari al mattino a farla sempre, quello è veramente molto molto buono. Poi detersivi in offerta, questi della Dash, l'All-in-One Pots. Abbiamo preso i salvacolore, sono due confezioni da 30 pots, comodissime da utilizzare in lavatrice. Poi Swiffer Duster, questi con cui mi trovo benissimo per spolverare molto rapidamente durante la settimana, proprio per fare una pulizia veloce. È una confezione da 22. Poi carta igienica Scottex, sempre in offerta, questa al 50%, contiene 16 rotoli maxi. Dobbiamo sempre avere tantissima carta igienica noi di scorta perché mio marito ha il terrore di rimanere senza carta igienica. Questa è una gag, non diteglielo. Poi Parodontax in offerta, sempre l'original che utilizza Andrea, questo ve l'ho fatto vedere diverse volte, solitamente lui utilizza la versione whitening ma era esaurita e quindi abbiamo preso questa. Poi sempre per lui la schiuma da barba della Proraso per pelli sensibili con avena e tè verde. Questa ha anche dei buoni ingredienti, lui utilizza o questa o quella gialla, l'ho utilizzata anch'io per radermi, è molto molto buona questa della Proraso, la compro anche da Tigotà quando la trovo in offerta e quindi ve la segnalo. Poi solito anticalcare KH7, questo di cui vi ho parlato diverse volte, è il prodotto migliore anticalcare provato finora. Chiudo poi con le novità che sono il vero motivo della nostra spesa da Esselunga e sono i nuovi prodotti Hair Food di Fructis, questi che mi erano stati segnalati da una di voi che erano usciti su Maki Beauty. Io volevo acquistarli, poi ho aspettato un attimo e ho fatto bene perché poi Chiara mi ha anticipato che sarebbero usciti oggi da Esselunga in sconto a 2,99€. Shampoo e balsamo della linea di cui mi era tanto piaciuta la maschera, quindi ho deciso di acquistare questi due alla papaya che è la versione riparatrice, li utilizzerò subito domani questi perché mi devo lavare i capelli domattina e quindi questi li utilizzo poi e se vi interessa vi faccio sicuramente la recensione. E poi ho preso l'altra versione, quella all'aloe vera idratante, sempre shampoo e balsamo. Di questa versione poi ho riacquistato, perché era in offerta, la maschera 3 in 1 che sto per terminare, quindi ne ho presa una da tenere in scorta, questa era in offerta a 5€. Questa è ottima come impacco pre-shampoo, io la utilizzo principalmente, ormai ve l'ho detto tantissime volte, ha un buonissimo profumo e la utilizzo anche come balsamo, come trattamento senza risciacquo onestamente non tanto, però lascia i capelli proprio belli profumati, morbidissimi, è una maschera che devo sempre avere in casa perché da quando l'ho scoperta 2 anni fa, quella alla banana, non l'ho più lasciata, ho provato quella alla banana, quella alla papaya e questa all'aloe. Ovviamente di shampoo e balsamo trovate tutte le altre versioni, quelle che ho acquistato io sono queste che mi interessavano di più, però c'è anche quella alla macadamia, la banana, insomma se li trovate
perché questo balsamo, ad esempio, era l'ultimo, quello alla papaya, ne è rimasto solo uno. Penso che vadano un po' a ruba subito questi prodotti. Poi arriveranno anche negli altri punti vendita, credo, Tigotà, ipermercati vari. E quindi ve lo volevo segnalare perché se avete Esselunga e li volete provare, sono usciti i nuovi prodotti Airfood proprio a partire da oggi. Poi da Esselunga trovate anche un nuovo brand di skincare che è Florena Skincare, penso che si pronunci. Io non ho acquistato prodotti perché ho diverse cose da terminare, però ci sono creme viso, maschera viso, sapone, oli fermentati, ci sono delle cosine interessanti. E poi sempre da Esselunga trovate il brand Nae, di cui vi ho mostrato la mousse proprio ieri nel video dei bocciati, però ci sono tantissime cose di questo brand se vi interessano i prodotti naturali. Il video termina qui, io vi ringrazio come sempre per averlo guardato, spero sia stato interessante, anche se è un pochino diverso dai soliti. Vado a sistemare la spesa e noi se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!